Questa nazionale ha giocato con Lussemburgo a inizio estate, con l'Israele in uno stage qui fatto alla Casa della Pallamano e adesso si appresta un po' a vedere che livello siamo contro delle nazionali sicuramente titolate e numerose, perché saranno 10 squadre. Abbiamo diversi infortunati e alcuni giocatori come Stojanovic che non possono ancora venire perché non perfettamente in possesso del passaporto, e quindi sarà una nazionale basata sul blocco del campus sicuramente. Ci saranno comunque alcuni innesti, ragazzi che sono già stati visionati anche in passato, anche nei precedenti raduni, che vanno inseriti all'interno del sistema di gioco del campus. Sì, sui 18 convocati 5 vengono dal campus, alcuni proprio per alcune posizioni dove abbiamo problemi con gli infortuni, perché sicuramente resteranno a casa Fragnito, Medicina e Zanon, che non possono giocare, per cui ecco, ci saranno delle esclusioni dei ragazzi, alcuni ragazzi del campus, ma diciamo il blocco sarà quello, con 13 ragazzi del campus e 5 dall'esterno. Non parliamo di obiettivi in termini di risultati, ma avete come staff tecnico un obiettivo da portare a casa dopo questo torneo? Ma sì, non ci sono obiettivi per quanto riguarda la posizione, perché chiaramente non si conoscono gli avversari. L'obiettivo principale è capire se il lavoro che stiamo facendo con il campus può reggere, pagare dal punto di vista della struttura di gioco, dove sicuramente non saremo inferiori agli altri, perché è una squadra che è stanziale, per cui ci abbiamo lavorato tantissimo, partecipa a un campionato, quindi è una squadra che saprà gestire le varie fasi del gioco. Poi vediamo a livello individuale a che livello siamo, appunto. Salto di categoria, biennio successivo, che ha già giocato un campionato europeo, ne giocherà un altro quest'estate, c'è stato il sorteggio, ritroviamo sia l'Islanda che la Serbia che avevamo già affrontato in Croazia, e poi c'è la Germania nel nostro giro, nella squadra che ha vinto il titolo europeo. Diciamo che a parte la Germania che è fuori categoria, abbiamo visto che con l'Islanda si può giocare e con la Serbia abbiamo vinto, ma in quell'occasione la Serbia scherzò, ci sottovalutò e l'abbiamo punita, per cui credo non avremo lo stesso vantaggio, però penso che avremo qualcosa in più rispetto all'anno scorso, che è l'esperienza di questi giocatori. Tutti ora stanno giocando in Serie 1, per cui si troveranno alla fine di questa stagione con un bagaglio di esperienza notevole, e in più spero vivamente di poter portare a casa anche un paio di giocatori che giocano all'estero, che ci possono aiutare nel ruolo degli esterni come terzini, diciamo così.